Ciao a tutti, benvenuti, anzi bentornati sul Goloso Mangiar Sano. Oggi vi vogliamo far vedere una ricetta buonissima e super semplice da preparare. Sono sicura che vi piacerà un sacco perché faremo il latte di cocco fatto in casa. Quello che ci servirà per realizzare il latte di cocco sono davvero pochissimi ingredienti, 3, non vi serve altro. Andremo ad utilizzare la farina di cocco, quella che utilizzate per i dolci, il cocco rapé. Anzi, mi correggo, cocco rapé, non farina, perché adesso si iniziano a trovare sempre più spesso proprio le farine di cocco, che in pratica è il cocco sminuzzato, fatto finissimo, quella non va molto bene. Comunque, cocco rapé o cocco grattugiato. Poi ci serviranno dei datteri per dolcificare, ovviamente se non ce li avete, se non volete usarli, potete mettere un pochino di zucchero o un altro dolcificante a vostro piacere, potete anche non metterli e fare il latte di cocco al naturale. E infine un pochino di acqua. In ogni caso troverete tutte le dosi ben scritte in descrizione, così non potete sbagliare. Allora, iniziamo subito. Io ho qua sul fornello, che non è un fornello, sul piano induzione, mi correggo, un pentolino. Vado ad aggiungere l'acqua, vado ad aggiungere la farina di cocco e vado a mettere anche i datteri, ai quali però devo prima togliere il nocciolo. Io di datteri ne metto 4 per farlo bello dolce e aromatico. Potete assolutamente metterne di meno, metterne di più, è una cosa che va molto a gusto personale. Una cosa importante da dire è che noi stiamo utilizzando dei datteri abbastanza morbidi, che quindi cuocendosi insieme alla farina di cocco, al cocco grattugiato, si ammorbidiscono ancora di più e sono poi perfetti per essere passati dentro l'estrattore o essere frullati. Se utilizzate dei datteri molto duri, molto secchi, potete reidratarli per qualche minuto con un pochino di acqua calda e poi aggiungerli quando appunto saranno un po' più morbidi. La farina di cocco è molto molto variabile per quello che riguarda l'assorbimento dei liquidi, e questa cosa l'abbiamo scoperta proprio dandovi le ricette, perché ad esempio ci è capitato che con delle ricette dove utilizzavamo il cocco grattugiato, nella stessa ricetta arrivavano dei commenti del tipo ci sono troppi liquidi, come avete fatto una cosa del genere, e la stessa ricetta poi aveva l'altro commento che era no, questa cosa è troppo secca, ci sono troppi pochi liquidi. Quindi non è colpa di nessuno, è semplicemente proprio il cocco che cambia tantissimo da marca a marca. Con questa cosa vi voglio dire tranquilli, se vedete che magari in cottura assorbe troppa acqua, ne avete bisogno, avete bisogno di aggiungerne un altro po', potete farlo tranquillamente, tanto sotto trovate tutte quante le dosi e potete quindi regolarvi con quelle. Andiamo a cuocere il cocco grattugiato e i datteri, perché in questo modo entrambi si andranno ad ammorbire, il cocco infatti si reidraterà e i datteri diventeranno belli morbidi, si scioglieranno quasi, e anche per abbassare la carica batterica. Infatti sia il cocco che i datteri si mantengono per molto tempo perché sono secchi, quindi una volta che andiamo ad aggiungere l'acqua bisogna arginare un pochino il problema. In ogni caso anche qua tranquilli, perché il latte comunque viene conservato per un massimo di 2 giorni, però in questo modo siamo più sicuri che ci saranno meno batteri all'interno. Da quando il composto inizierà a bollire lo lasciamo cuocere per circa 5 minuti. Siamo pronti adesso per andare a preparare il nostro latte. Come vedete io ho qua davanti l'estrattore, andrò ad utilizzare l'estrattore perché è comodissimo, quindi se ce l'avete ben venga, altrimenti vi lascio sotto in descrizione il link di Amazon per acquistare la sacchettina, quella che serve proprio per i latti vegetali. Vi metto il link di quella che ho io, mi ci sono trovata benissimo, è una sacchettina di canapa, però in realtà ce ne sono di ogni tipologia. Per farlo con la sacchettina dovrete semplicemente frullare bene tutto quanto e poi aggiungere ovviamente l'acqua. Aggiungo direttamente l'acqua fredda nel pentolino, adesso vedrete quanto è semplice e veloce, e aiutandomi con un mestolo lo vado a passare dentro l'estrattore. Non preoccupatevi se all'inizio sembra poco omogeneo, è normale perché magari nel mestolo prendete più polpa o più acqua, quindi è del tutto normale. Allora possiamo iniziare ad aprire. Ed ecco il latte.
L'estrattore che stiamo utilizzando è lo stesso che ci vedete usare da anni ed è quello di Ejuicer. Vi ricordo che avete sempre il codice sconto se state pensando di acquistarne uno. Sono davvero ottimi anche perché hanno una garanzia lunghissima che fa sempre comodo. Comunque trovate tutto in descrizione. Il latte è pronto, è venuto bellissimo ed è anche buonissimo. E avete visto quanto davvero ci voglia poco? Questa è un'ottima strategia anche quando rimanete senza latte. A me capita di continuo, la mattina mi sveglio e non ho più il latte per farmi il mio cappuccino e in pochissimi minuti in questo modo potete farvi il vostro latte di cocco, basta semplicemente avere un po' di cocco grattugiato e wow! Detto questo, sicuramente ci chiederete, ci avreste chiesto anzi, che cosa ci si può fare con lo scarto? Niente, ragazzi, non facciamoci niente perché non sa più di nulla. Io adesso ve lo provo mangiando questa paglia di cocco. Non sa nemmeno di dattero. È roba, è tipo legno sfrantumato perché... essendosi cotto comunque ha rilasciato tutto il suo sapore, poi è stato estratto e non vedetelo come uno scarto e, perché veramente non ha più sapore. Se ci volete fare dei biscotti, dei crackerini, sappiate che non sapranno di cocco, quindi ecco, risposta alle vostre domande. È difficilissimo parlare con questa cosa in bocca. Noi speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto e anche la ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se la rifate, taggateci su Instagram con una storia, una foto, così vi possiamo ripostare. E vi mandiamo un grandissimo bacio, ci vediamo sempre qui sul canale ogni mercoledì alle 2. Ciao!